Mamma mia, buongiorno, ti sei svegliata? Così non c'è colore, sembra c'è colore. Che bocca grande che hai. Aspetta, vai. Un po' di tossella. Adesso mattina ancora buio. Stamattina ancora buio. Sono le 6:40 più o meno. Diciamo, da, ma mi cambio pure le lenzuola, ne approfitto. Che poi questi giorni, ragazzi, sto qui oggi che è giovedì. Va bene. Sì. Va bene così. Ma me le cambio mo, ne approfitto da un po' di tempo che mi sono svegliata prima. Ho fatto già colazione e tutto, perché la mattina, capito, mi sveglio sempre un po' più tardi. Chi ti è? Vieni qua, Lube. No, che no. Sembra lui. Quello è mio. Ah! Ma wow, wow. Qua? Una cosa è rossa qua. Ma non potrà prendersi il zetto, perché ciò che si può fare la sveglia. Andiamo, eh? Lei è contenta. Stavo dicendo, comunque mi sto svegliando sempre alle 6:30, quindi non è che ho tempo di fare tante cose la mattina, perché io quando torno, poi capito, voglio faccio cosa. Questa è la mia routine, mi trovo bene così, insomma. E quindi vabbè, mo ne approfittiamo, poche parole, mi cambio le lenzuola. Tutte le chiacchiere per dire che cambio le lenzuola. Allora, ditemi un po', io ho acceso pure quest'altra luce così mi vedete un pochino meglio. A voi come vanno questi preparativi per questo Natale 2023? Io ho constatato che solamente mangia mangia e uno spendimento di soldi inutili. Pare che chissà da quanti anni non mangiamo, cioè almeno qui al sud. 50.000 cose da cucinare, da... vabbè, comunque è tutto magna magna dei soldi, però per il resto va bene così. Oppla, comunque raga, faccio il letto e poi niente, accompagno mio marito. Oggi Cristian ha la gita, andranno al teatro. E quindi stamattina non so neanche se vado a messa, vi dico la verità. Infatti mamma ha mandato il messaggio a una mamma che io ogni tanto gli accompagno la figlia a scuola, al paese dove vado. Però stamattina non lo so se vado o no, dipende ancora scendono Cristian, perché giustamente... Oh, papà ti ha messo già il vestitino, mamma, sì. Comunque non lo so, vabbè, metto a felletto. Stamattina sveglia, suon di musica, e là, il papà gli ha messo il telefono con la musichetta. Ehi, forza! Cristian, su che vai in gita stamattina! Dai, no. Oggi Cristian ha la gita, la gita. Sì. Tu sei andato già? Guarda, è originale. Là, non c'è, chiudilo. Invece Vincenzo non ha fatto manca nel giro, suo figlio mio. Aveva il jet, fatica all'ufficio, figlio mio, hai visto? Certo. Mio figlio lavora all'ufficio. È tanto intelligente che ha saltato tutte le tappe, pure l'università, tutto. Anche io. Anche Cristiano, certo.
Cristiano, però oggi è giornata di riposo. Mamma mia, oggi fa abbastanza freddo, eh? Mamma mia, puzza di smog. È una puzza di smog esagerata. Abbiamo accompagnato anche Christian alla gita. Cioè, l'ho accompagnato al pullman. Ma suona, guarda, eh? Questa è Radio Maria. Hai detto, io ho detto che suonava. Vado, allora, vado a ritirare i regalini dei vari bimbi, dei cuginetti di Giuseppe, dei nipotini e tutto quanto. Poi devo vedere qualche altro pensierino. Stamattina ne approfitto, vado a fare qualche pensierino. E a mungenno. Raga, la mia missione di Babba Natale sta procedendo tutto bene, eh? A mungenno. Questo qui però è mio. Questo è mio, questo bel puffo. Allora, per questa mattinata missione Babba Natale è finita. Poi se ne parla oggi pomeriggio. Vado a fare un altro giretto, devo vedere un altro regalino e poi devo vedere anche per Giuseppe. Vabbè, comunque me lo so scritte le persone che devo fare il regalo, ma dopo spunto a quelli là che ho fatto. Allora, stamattina l'ho fatto a Pietro, Giaffonsina, Ida e Cristiano. Ho chiuso loro, mi manca solamente Maria Pia. E poi a chi l'ho fatto più? A nessuno più. Vabbè, poi questi qua sono, ve l'ho detto già stamattina, dei nipotini e cuginetti. Nipotini nostri e cuginetti di Giuseppe. E quindi va bene così. A mia suocera ieri gliel'abbiamo portato il regalo. E questo è, raga. Ma mi devo solamente spuntare dopo le persone che mi mancano. E poi ho terminato. Ah, c'è le cambo sempre avanti un fiocco. Avanti un fiocco. E questo è, stamattina mi sono messa una bella maglia arancione. Mi sono presa anche un pantalone di velluto rosso, non so come mi sta, raga, vediamo. Che quest'anno non voglio mettere né gonne e né nulla, quindi ho preso questo bel pantalone di velluto. Ma però giustamente già vedrei come mi sta, se mi sta, se non si vedono troppo le forme e tutto quanto, capì? È quello là, come si dice, sigaretta? No, non sigaretta. Che scende un po' sotto la zampa d'elefante, che è stretto vicino alle gambe e poi sotto è più largo. Quindi speriamo che mi sta bene. Ho preso la M. Sì, perché tanto volevo prendere la S perché è elasticizzato. Però ho detto, vabbè, meglio che più la M. Andato anche il pranzo. Ho fatto pasta con zucchine che le ho fritte un po' da parte. Poi ho messo due tuorli. Vabbè, vado a mettere dopo. Ma comunque mi sono preparata tutti gli ingredienti. In poche parole faccio la pasta con zucchine e uovo. Ma sto piegando un attimo questa roba qua delle lavatrici che ho fatto ieri, tra asciugamani, cose della cucina, cose di Giuseppe, e mi sto piegando tutto, tanto non c'è nulla qua da stirare. E vabbè, raga, ecco, si è fatto pure orario, me ne devo andare, sono quasi l'una. Ma è Jake Force, madonna mia. Per fortuna oggi che è giovedì. Oggi è giovedì o venerdì? Oggi è giovedì. Manca solo domani. E poi un po' di riposo, tra virgolette. Tra virgolette, perché con tutte e tre a casa, insomma. Non è poi così un bel riposo, eh. Però, papà. Eccomi, mia. Via zona di Amasistimati, eh. Vabbè. Sono i pullman ad Angri. Uno è l'agenzia che ce li ha. State ferma, maronna mia. Vi devo mettere la crema a ste mani perché ce le ho tutte. Tutto fatto, tutto rovinato. Io non devo fare i compiti. Tieni tu pullman. No, no, tu oggi vai dopo scuola perché tu non ti ne fai niente. Jacopo c'è da fare i compiti e Vincenzo c'è da fare i compiti. Quindi. E poi abbiamo terminato. Oggi è l'ultimo giorno. No, il penultimo.
Ma chi l'ha detto? Non lo so. A qualcuno forse? Stai facendo carriera. O lo stavano facendo cadere, stava col motorino. Scusate il francesismo, ma qui quando uno si incazza sono cavoli amari. Però perché questi... Questo comunque è una bestemmia che gli ha buttato addosso, hai capito? No, gli ha detto il sangue. Gli ha detto sangue, vuol dire butta il sangue. Butta il sangue? No, è una bestemmia, una maledizione che tu mandi, non si dice. Ha buttato il sangue. Il tuo sangue, certo, ma non si dice. Perché tu così auguri del male? Perché sì, no blend sì, perché non è che. Cioè, non lo so. Ma poi pure sto fatto che quando uno litiga mettono sempre in mezzo le mamme. Ma perché sti mamme hanno sta sempre in mezzo? Perché mettono sempre in mezzo le mamme? Io non lo so. Così bello questa finestra. No, però dalle altre volte, via dico. Madonna, Jacopo ti esitta, ma fai esaurire a me. Mettere sempre in mezzo le mamme, sempre. Poroppo. Allora, la pasta è pronta. L'unica cosa adesso ci devo, purtroppo a me è così. Ci butto un pochino di acqua di cottura che conservo. Vado a mescolare. Fa pure un dolce con una... Siamo giovani for the snow to fall, it would not make a difference to me at all. No, I'm not wasting any dreams. This Christmas, I've made my wish. È venuta veramente. Buono. Io inizio a mangiare perché tanto loro fanno. Vedi? Chi sta al bagno? Chi sta sistemando? Vincenzo si sta sistemando le sue cose. Cristiano si avvicina a Xbox. Metti on e acciso. Io mangio. Sta mangiando fredda. Vedi Cristian? Insomma si dice? Chi tardi arriva. Ma le alloggia. Buono. Semplice ma buono. Però io ci voglio un po' di formaggio. Io adoro il formaggio e soprattutto il grana padano, il parmigiano. Che vuoi là? Ah, là. Mettiti a mangiare. Non c'è ancora. Te l'ho fatto pure a te, però non c'è. Siediti. Ma dove sta? Lo devo andare ancora a prendere. Mettiti a mangiare, eh? Oh, prendi il telecomando da là, ti metti i cartoni, eh? Ma chi è? Fabino. La macchina c'è. Adesso hai tu le fasaglie da mamma. No, lo sto. Oh, io no, marito mamma mi. Mamma pigliavo. O marito mi porti pure mezzi porto. Mamma pigliavo. Tengo certi capelli troppo belli. Ma io dai. Ho portato un pezzettino di dolci per mamma. E mo stiamo andando da mamma. Da ma ci toccato anche i capelli, che è troppo bella. Oh, io non ti vedo che bella stella cadente che ha messo. Bella, questa è la chiesa dove venivo prima a messa. Ma un Salvatore non la fa più la mattina, ma fa la sera. Cosa cara a stelle? Arrivati in Italia come sempre, tavola perfetta. Fanno i broccoli, il formaggio e tutto. Mi ha messo i vestitini appeso, me l'ha fatto pure a me, ce l'ho pure io a casa questo.
Bella. E belli cuscini che hanno nonna Italia. Oh, avete nonna Italia. Belli. Oh, avete nonna, fatta la buzzetta. Poi c'è il misa a ciappetella, eh? Ah, bella. Mamma mia. Oh, questo è un cuoricino, hai visto? Mamma vedere. È stata anche ora, nonna. Non ce la va la carta! E l'ho in mezzo, Jake! Belli, eh? Poi, ah, tu, mica già, non c'è la fatta per la cosa, perché io questa carina non la vendo, hai capito? Questa è carina, tu! Che la madda fa la prossima volta, che sta bella, che sta fa? Questa è bellissima, pure a rosa, pure mi piace, fa vedere la rosa. Io magari, oh! Oh, guarda qua, guarda che bella. Poi dentro c'è sta un altro manico. Belli, ah, la rosa è bellissima. È bella. Bello. Però come grandezza mi piace la nera. Perché è più piccola. No, è grossa. Questa qua, che è, se mi piace? Questa è blu, qua nera. Ah, blu, mi pareva nera lontano. No, oh, ci ha messo pure. Che ci ha messo? Ci ha messo pure brillante. Questa è nera. Ah, questa è un'altra, eh. Ah, questa è sempre blu. Questa è nera. Questa è blu. Sì, ne ha. Sì. Ci capito. Bello pure questa qua, eh. Questo era manico popcorn. Sì, mi ricordo. Io ti salve Maria, in noi grazie. Io tutto voglio. A me qua però mi ha dato piatto vuoto. Oh, questa è una signora custadella. Com'è, Vince? Amo, com'è questa custadella? Raga, allora, giorno dopo mi sono appena svegliata. Ho detto, vabbè, li saluto adesso che sto ancora col pigiama, così sembra un pochino un continuo. Scusate, ma stamattina mi sento la gola strana, non mi pizzica, però da fastidio. Si sente anche un po' della mia voce, credo. Comunque, ci vediamo domani. Domani che giorno è? Io non so, sto facendo solo video. Oddio, domani dovrebbe essere la vigilia, che vi pubblico il video. Sì, quindi buona vigilia di Natale e niente, vorrei mettervi poi un video solamente degli auguri. E quindi buona vigilia di Natale, vi voglio tanto, 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 tanto bene, un cuoricino grandissimo per voi. E ci vediamo domani, se riesco, con un video, però più che altro con un video di auguri. Quindi vi mando un bacio forte forte, voglio tanto bene ragazzi, buone feste a chi non guarderà poi, giustamente per vari impegni, i video. Buone feste e a voi e tutta la vostra famiglia. Ciao.